Paese che vai, originali che trovi. A Chianciano abbiamo trovato Ivo Franchi. Gli piacciono molto le auto antiche, quelle che fanno tanto belle poche. Ma perché non se ne trovano molte sul mercato e poiché soprattutto lui non si fida troppo dei motori del nonno, l'auto antica se l'è costruita da sé, in officina, con un motore moderno però. Ci si viaggia abbastanza bene, purché non si faccia molto caso ai commenti degli altri automobilisti e dei passanti. Quanti chilometri fa allora? Oh, questa qui può fare 60, 65... Ma si offendono gli automobilisti quando lei li sorpassa? Per sorpassarli loro vanno piano, quando vanno piano allora li sorpasso. Ma come posizione di sterzo, com'è? Ah, questa va benissimo così, va proprio bene. Mi fa sentire la tromba? Questa qui non si può suonare, però io suono questa. Ma i freni funzionano bene, eh? Si lega! C'è solo il rischio di finir fuori, come in un film di Ridolini. Ma com'è che le è venuto in mente di costruirsi una macchina così? Ah, perché a me piacciono le macchine antiche. E poi, per avere una fuoriserie. Ma le fuoriserie costano molto. Eh già, perché questa costa poco. Quanto non ce l'ha voluto dire, ha paura che lo sappia la moglie.